Amici di Lario Sport, ben ritrovati ad una nuova puntata di Giovani Dentro, la nostra rubrica webcast che vi porta alla scoperta dei settori giovanili calcistici della provincia di Como. E oggi siamo proprio a Como, praticamente a due passi dalle mura, dal centro di Como, ospiti sul campetto del Crocefisso dell'HF Città di Como. E vado subito a presentarvi e a ringraziare i nostri intervistati. Innanzitutto il presidente dell'HF Città di Como, Roberto Ghirardelli. Ciao Roby! Buonasera a tutti Roby, grazie a te. E il responsabile tecnico dell'HF Città di Como, Victor Rodriguez. Ciao buonasera, Victor! Buonasera a tutti. Allora, siamo stati nelle scorse puntate a trovare realtà storiche del movimento calcio dilettantistico comasco. Oggi siamo a trovare, diciamo, a raccontarvi quella che è una delle società più giovani. Perché, presidente, raccontaci un po' quando è nata l'HF Città di Como. Sì, l'HF Città di Como nasce nel giugno del 20, ma nasce dopo 10 anni di storia di HF Calcio, no? In questi 10 anni si arriva dalla terza categoria alla prima categoria e si decide per uno step successivo, andare a fonderci con Albate Calcio e quindi andare a creare un settore agonistico di Albate HF Calcio e mantenere un settore giovanile con questo nuovo nome HF Città di Como. Ovviamente HF dentro noi e HF in Albate HF Calcio ha un senso di prosecuzione, quindi, di un unico siete progetto. Siete legati, diciamo, a quella che era l'Albate HF con la città di Como, perché comunque è forte questo... Certamente, operiamo direttamente a Como e i numeri ce ne danno ragione, ecco. Nati nel 2020, ad oggi fate quindi attività di base, quindi parliamo dei piccolini. Quanti tesserati, presidente? Siamo sui 180, numero mantenuto come l'anno scorso, che eravamo qualcuno di più, ma siamo sempre aperti. Numeri importanti tenendo conto che stiamo uscendo dal Covid. Certamente. Davvero complimenti, perché per una realtà neonata non è... Infatti non è la categoria cose... esordienti, scuola calcio esordienti. Infatti. Allora, passiamo a parlare un po' le questioni di campo con Victor Rodriguez, che insomma chi segue Lario Sport e mastica di calcio locale conosce, perché non sei un volto nuovo, è già diversi anni che lavori nel comasco. Ovviamente, come potete vedere, non è comasco, ma dall'accento capite che insomma ha un legame con una nazione oltre oceano, l'Argentina. Bravissimo. Vero? Ecco. Victor, responsabile tecnico, attività di base, quali sono appunto le categorie delle quali vi occupate? Allora, la categoria inizia della scuola calcio Como, perché noi siamo una realtà affiliata al Como, che ci ha dato questa grande possibilità, che questo è il terzo anno. E infatti potete vedere appunto il logo del calcio Como, questa partnership importante. Grazie a Giancarlo Centi, che ci ha dato la possibilità di, attraverso questa affiliazione, far crescere i nostri istruttori, aiutando o dando la possibilità di visitare gli allenamenti delle squadre giovanili del Como. E questo trasmetterlo ai nostri allievi, perché possano fare un percorso di crescita non soltanto sul calcio, la parte tecnica, ma la cosa principale, che penso che deve essere l'obiettivo di tutte le società, che i bambini possano crescere e educarsi attraverso lo sport. L'educazione attraverso lo sport. E questa è la cosa principale che cerchiamo. Poi, senza trascurare il gioco del calcio, perché giustamente, se uno viene a imparare il calcio, è giusto che il bambino possa imparare e migliorare, e del momento che arriva cercare di farlo crescere. Perciò l'accoglienza è a tutti, a quelli che sono molto pronti, a quelli meno pronti o che escono di altre realtà, di altri sport. Ecco, quindi il plus comunque questa collaborazione col calcio comunque forma, aiuta a crescere gli istruttori, i vostri allenatori, che poi trasferiscono queste competenze sul campo ai ragazzi. Esatto. Veramente, come dicevi, puntando sull'educazione attraverso il gioco del calcio. Bene. Noi qui oggi, come potete vedere dietro, in corso un allenamento, siamo sul campetto del Crocefisso di Como, via Alvarese, no? Insomma, tanti anni fa questo campetto, io me lo ricordo per sfide all'ultimo sangue con amici, che era in terra e sassi, adesso comunque è un sintetico. Un sintetico, sì. Dove, con 200 bambini però, presidente, sviluppate l'attività? Perché non penso possano tutti transitare solo su questo terreno. Allora, ovviamente qui al Crocefisso è un campo centrale per la città di Como, e la città di Como è il nostro bacino principale. Crescendo con l'età, dai primi calci ai pulcini si comincia a giocare da 5 a 7, poi a 9, fino a salire, quindi ovviamente questo diventa troppo piccolo. Allora le categorie superiori, quindi pulcini secondo anno esordienti, avranno poi gli allenamenti al Gigi Meroni, che è appunto la nostra casa naturale, per cui possono giocare a 7, possono giocare a 9. Il Gigi Meroni ha due campi, ricordo, tutti lo sanno, campo 11, cioè campo 7, esatto. Quindi è... E l'altro vostro, diciamo, appunto casa, non solo qui in centro, esatto, ma appena fuori in cintura urbana, dal Albate. Poi per quanto riguarda il preparatore dei portieri, che
e appunto Carlo Braglia, lo facciamo qui al Crocifisso per un discorso di maggior comodità ma anche di maggior precisione, quindi non servono grossi spazi. Mentre poi, per dire, a Gigi Meroni abbiamo anche, ad esempio, con gli esordienti di secondo anno, Ostarello, che fa il maestro della tecnica, per cui insomma figure molto importanti che danno qualità al comparto. Ecco, oltre, ecco Victor, presentami un po' lo staff, i ragazzi con i quali lavori, perché tu sei un uomo di calcio, giusto? So che ci tieni a crescere, a costruire fin da piccoli dei calciatori nei bambini, giusto? Giusto, lo parlavo giustamente pochi minuti fa con i nostri bambini, perché siamo dell'idea che il bambino sia la consapevolezza del perché lo fa e rende l'allenamento in campo due volte in più che chi fa le cose senza saperlo. Allora spieghiamo ai nostri bambini che la cosa principale a questa temprana età è lavorare tanto sulla psicomotricità, gli schemi motori di base, per quelli che parliamo del saltare, correre, rotolare, che sono fondamentali per la crescita e il miglioramento della tecnica individuale che sarà in funzione del calcio dopo. Perciò a questa temprana età lo importante non è che i bambini fanno delle tattiche, sino che magari lavorano tanto sul corpo, sulla coordinazione, che iniziamo già dal 2018 fino a tutta l'età della scuola calcio, poi che passano fuori già a allenarsi in un lavoro un pochettino più specifico sulla tecnica individuale con i bambini che sono dell'età del 2015-14 per continuare a sviluppare magari le posizioni quando vanno crescendo i nostri bambini. Però se un bambino inizia il percorso, la cosa principale è che uscendo di qui e poi vuole cambiare sport, magari le strade della vita le portano a fare altro, se un bambino coordinato che possa fare bene, certo, tanti sport, non soltanto il calcio. Ovviamente il calcio è la cosa più bella, è quale amiamo noi, certo. Perciò la però nostra passione è questa. Però non c'è solo il calcio, chiaramente, ovviamente. Altri sport, e lì, comunque il bambino arriva nella crescita preparato, comunque, bravissimo, grazie alla coordinazione, motricità principale. E tutti questi. Oltre alle aspettative che sono dell'educazione, del rispetto, del fair play, di capire che dentro d'un campo ci sono ragazzi che sono più in difficoltà e aiutarli, quelli che sono migliori da me, cercare di essere motivato per arrivare a quell'aspetto lì, no? Quindi come nella vita. Certo, no? Chiaro, esatto. Chiaro. Tornando alle strutture, Presidente, parlavamo del Crocifisso, direi che qua la struttura pur contenuta è top, ho visto anche gli spogliatoi. Il Gigi Meroni ormai si aspetta da anni un ammodernamento. Quanto ci conti o hai notizie da darci anche ai nostri web spettatori? No, perché non ho notizie. Chiedono in redazione, aspettano, si è cambiata l'amministrazione. Non ho notizie, ma ho una certezza. Cioè il calcio, oltre noi, muove tantissimi numeri. Quindi secondo me l'amministrazione, chi ci governa in generale a tutti i livelli, deve pensare a tutti gli sport ma anche tenendo conto ai numeri, quindi effettivamente il calcio, che sono decisamente il calcio superiori per natura in Italia, nelle nostre perché zone, diciamo, insomma, una struttura come il Gigi Meroni che è frequentata giorno e notte 7 Gigi su 7 Meroni 24 ore. È un peccato che non abbia quella accelerata che speravamo che già dagli anni scorsi arrivasse, però la fiducia, cioè, siamo, e la speranza 2023, rimane sempre. Sta per arrivare l'anno nuovo, 23, diciamo, sarà l'anno buono. L'anno dell'avvio, avviamo, okay. Cominciamo ad avviare. Okay, ecco. Okay. Beh, sei un argentino, sei un amante di calcio, ci sono i mondiali in corso, ma non possiamo dire niente. Di che squadra sei tifoso? Perché io sono un grande appassionato di calcio estero e calcio sudamericano. Allora, della migliore squadra, campione d'America, River Plate, che ha vinto la finale contro il Boca Juniors a Madrid, è squadra che attualmente ha 3 giocatori che giocano in nazionale italiana, e quindi per la squadra del River Plate, che è molto legata al bel calcio, al calcio di tecnica e offensivo, abbiamo noi come River Platense e come tifosi argentina abbiamo un onore di avere tanti giocatori del River Plate nella nazionale. Senti, so che poi qui a Como c'è una comunità di argentini molto legata, perché so che sei amico di Javier Zanetti, conosci Sebastian Della Fuente, l'allenatore della Como Women, squadra femminile, so che ogni tanto giocate a padel anche col vicepresidente Alessio Luzzi. Confermo. Chi è il più forte? No, perché il vicepresidente Luzzi mi ha una volta detto, millantato, sono bravissimo, però mi ha detto che Zanetti è veramente bravo. Allora, il più forte è Javier Zanetti, perché oltre a essere un atleta non perde mai quella passione per lo sport, perciò la competitività, quella sana competitività che ti dà la possibilità di andare a vincere anche quando lui è un campione in calcio, però anche se gioca a padel, gioca a ping pong, sicuramente chi è sportivo ha passioni, ha una base coordinativa come parlavamo prima forte, sicuramente può fare bene
altri sport. Quindi secondo il vicepresidente Luzzi è lì dentro i 5. Sono in 5 dentro i 5. Sei stato veramente diplomatico. Dobbiamo salvare le apparenze, ecco. Va bene, siamo in chiusura. Presidente Ghirardelli, vogliamo ricordare qualche appuntamento? Perché voi siete molto attivi dentro il campo, sul campo, ma anche fuori dal campo. Sì, diciamo, non ci ferma niente. Adesso a metà dicembre avremo le cene di Natale. Abbiamo preparato un gadget per i nostri atleti, ma rimane top secret. Non si può raccontare, ma in collaborazione sempre con Primato, che ci fornisce di materiale di ottima qualità. E soprattutto l'anno prossimo andremo a fare più squadre, perché già si sono uniti altri giocatori e le nostre porte sono sempre aperte, anche perché siamo sempre infatti alla a tal ricerca. Proposito, parlavamo appunto prima di andare in onda, se ci fosse qualcuno interessato che sta guardando questa nostra puntata di Giovani Dentro, che qualche bambino volesse, qualche genitore volesse portare proprio figlio a provare, le porte dell'HF Città di Como sono aperte per sempre. Per lo sport c'è sempre posto per tutti. Bella, che bella risposta. E noi soprattutto non iscriviamo mai nessun ragazzo, non lo tesseriamo, se non ha provato ed è contento e il genitore è contento, allora sì, possiamo tesserarlo. Benissimo, amici di Lario Sport, per questa puntata di Giovani Dentro è tutto dal campetto del Crocefisso di Como Città. Ringrazio il presidente dell'HF Città di Como, Roberto Ghirardelli. Grazie Presi, grazie Lario Sport, il responsabile tecnico Victor Rodriguez. Grazie Victor, grazie a voi. Forza Argentina sempre. E continuate a seguirci, non dimentichiamoci, perché è periodo, buon Natale a tutti e alla prossima puntata con Giovani Dentro su Lario Sport. Ciao, grazie. Ciao, grazie.